Siamo qui alle Terme Caronte. Io sono il presidente delle Terme, non lo so se tutti mi conoscono. Sono stato ben lieto questa mattina di ricevere l'Associazione dei Santi 40 Martiri, che sono dei giovani abbastanza motivati che stanno portando avanti un discorso anche difficile nella nostra area, quello di far conoscere bene i territori, di far conoscere le località, anche gli aspetti naturalistici presenti in quest'area. Noi siamo stati ben lieti questa mattina di ospitare questo gruppo che ha visitato la nostra azienda termale e si accinge adesso a visitare anche il museo d'impresa, che è l'unico museo termale presente in Italia, e questo è un po' un qualcosa che, se mi consentite, mi inorgoglisce. E ci troviamo in quella che è la sala convegni delle Terme, anche questa ancora poco conosciuta e che entrerà in attività piena in questi giorni, e quindi è anche a disposizione eventualmente di manifestazioni di altro genere. Siamo oltretutto felici che la giornata pare riscuota anche un certo interesse da tutte le persone che sono venute. Non so, io non vorrei annoiare con discorsi lunghi ai quali non sono particolarmente avvezzo. Se mi consenta di fare una precisazione, che è un po' un qualcosa che facciamo da anni ma con scarsi risultati. Le terme si chiamano Terme Caronte, quel di è un di più che non rientra nell'esatto nome come del resto si può vedere anche nell'insegna del vecchio stabilimento che poc'anzi abbiamo visto. È ovvio che tutta l'area di Caronte rappresenta un unicum sotto certi aspetti, naturalistico, poco conosciuto, poco utilizzato. Anzi, direi mal utilizzato in alcuni versi, perché purtroppo ci sono ancora delle abitudini di scaricare i rifiuti nelle zone boschive qui attorno, che sono invece veramente ricche anche di vegetazioni particolari, di scorci interessanti da visitare. E invito chiunque ascolta, che ci sta a collaborare con questi giovani dell'associazione, che stanno facendo un lavoro enorme e hanno scoperto anche delle cose molto interessanti. Non so se avete già visto, ma oltre ad avere trovato anche delle monete, delle cose nelle loro passeggiate, hanno scoperto altri aspetti molto interessanti, e credo che altri scopriranno in un prossimo futuro, perché sono molto attenti alle pieghe del terreno. Hanno scoperto anche una piccola grotta, un anfratto in questi giorni. Quindi va un plauso a queste iniziative, a questi giovani, sperando che riescano a fare rete, che è un'altra delle caratteristiche negative del nostro territorio. Mi dispiace doverlo dire, ma qui ci si può dare fastidio, si è ben lieti di darci fastidio uno con l'altro. Non abbiamo capito niente, e questo è una palla al piede del nostro territorio che dobbiamo superare. Facciamo rete.